Qui la pioggia ha interrotto una giornata che era di per sé iniziata col piede giustissimo, perché sono stato in compagnia della nuova e attesissima Ducati Panigale V4 2025, che al momento abbiamo provato i piloti durante la Race of Champions e qualche altro fortunato collega. Fortunati a metà, perché poi, come vedete, adesso è arrivato il brutto tempo, ma ho avuto modo di guidarla a sufficienza per dirvi come va. Non starò troppo a tediarvi con quanto è cambiata, anche perché Michele, che per sua sfortuna non è qui oggi a guidare la moto, ha fatto già un bellissimo e ricchissimo video. Dunque vi lascio il link qua sopra e oggi possiamo concentrarci così invece sulle sensazioni di guida. Pronti? Dai che si va! La prima novità che mi ha colpito immediatamente fin dal primo giro alla seconda, terza curva è senz'altro l'ergonomia, è quella che una volta saliti per la prima volta si apprezza fin da subito. Una moto più comoda, meno caricata sull'avantreno, più spaziosa sia per chi è alto sia per chi come me magari è un po' più abbondante, serbatoio meno prominente, ma più facile da cingere con le gambe, sia in staccata sia in fase di hanging off, ovvero quando si è fuori col corpo in piega, la gamba riesce a cingere bene questa parte del serbatoio, e in generale è una moto che ho trovato subito nelle mie corde. Mi sentivo subito sciolto anche al primo turno, sai, al mattino quando magari è fatto tardi, sei un po' così arrugginito, invece così con lei subito pronti via, tanta confidenza. Un'altra cosa che mi ha colpito molto in maniera ovviamente positiva è il riparo aerodinamico, decisamente migliorato rispetto alla Panigale di precedente generazione, sia nella forma del cupolino ma proprio anche nella parte di carenatura. Si riesce a stare quasi all'interno di una bolla d'aria e non si sente, se vogliamo, la necessità del cupolino racing, che viene comunque offerto come optional. Dunque una moto più efficace. L'estetica, come vi ho raccontato in un mio articolo, ha fatto un po' discutere, ma qui con i tanti appassionati presenti al Pirelli Day, comunque di curiosi che le si avvicinavano, la guardavano in ogni dettaglio, ce ne sono stati. Dunque alla fine, come sempre succede sul web, tante chiacchiere, ma poi alla fine le moto belle piacciono sempre. Il claim di Ducati era best lap per tutti, ed effettivamente come si riesce a raggiungere il best lap? La prima generazione di Panigale, ce la ricordiamo tutti, era una moto velocissima, estrema, fin troppo rigida e nervosa, ma via via con le nuove generazioni la moto è diventata sempre più semplice, sempre più alla portata di tutti, ma comunque sempre molto efficace. È una cosa che ho avvertito anch'io, grazie, e qui si sente molto il lavoro fatto sulla parte di ciclistica, il telaio più morbido, più comunicativo, il forcellone, un po' di peso in meno. Una moto che rispetto al passato raggiunge la corda in maniera molto più efficace e senza far fatica. Pensate, io qui ho fatto tutti i turni da 20 minuti, una 1000 da 216 cavalli, senza mai fermarmi. Dunque segno che è una moto che non stanca alla lunga. Questa facilità di chiudere la traiettoria è anche perché è arrivata la tecnologia, ovvero il sistema di frenata con l'ABS Racing, che ti regola il posteriore. Adesso ve lo spiego un po' nelle mie sensazioni. Il Racing ACBS l'ho trovato molto utile e soprattutto può essere regolato in base alla necessità, all'intervento che volete avere in aiuto durante la guida. Sul livello 3 il suo intervento è quasi impercettibile, il livello 1 invece è quello che maggiormente vi fa apprezzare il suo intervento e l'ottimo lavoro svolto dai tecnici di Ducati, perché effettivamente per me, che sono un pigro, il freno posteriore in pista non lo uso mai, è stata una bella svolta, perché effettivamente ti accorgi di quanto ti aiuti ad arrivare alla corda con una facilità e una rapidità che non avresti avuto senza l'utilizzo appunto del freno posteriore. Un sistema che è calibrato bene e non disturba, e soprattutto ci si abitua alla svelta, tempo un paio di giri.
Dunque, queste erano le prime impressioni. Avrei voluto girare tutta la giornata, ma purtroppo il metro ha avuto piani diversi. Non mi resta che dirvi quanto costa questo sogno proibito. La Panigale V4S 2025 attacca con un prezzo di listino di 33.990 euro. Ora tocca a voi però farmi sapere cosa ne pensate di lei nei commenti qui sotto. Se vi è piaciuto il video lasciate un like, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina per non perdere tutti i nostri prossimi video. Seguiteci ovviamente sui canali social e come sempre sul sito www.motorbox.com. Al prossimo video, ciao!